Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi parliamo come stiamo facendo oramai negli ultimi giorni di leaks molto molto beh, croccanti come lo scrocchiarello di Fortnite della season numero 5. Abbiamo visto il mega leak di ieri che parlava della trama della nuova stagione. Ne abbiamo visto un altro che ci mostrava addirittura degli elementi caratteristici ed una nuova modalità. Questa mattina invece abbiamo visto il ritorno molto probabilmente del Cavaliere Rosso. In questo video, ragazzi, invece voglio farvi vedere tutte le skin, tutti i picconi e tutti i deltaplani in alta definizione della stagione 5 e della fine della season 4. Li andiamo a commentare assieme, li guardiamo assieme per bene, che anche io li ho visti mica tanto bene. 1, 2, Sgadan! No, Sgadin! Eccolo qua, ragazzi, eccolo qua. Questo è il primo, ragazzi. Abbiamo praticamente il fratello di Carburo. Come vedete è un mix tra Carburo e Vertex, quindi tuta blu, che poi è un'armatura, qualche particolare arancione alla Vertex, c'ha qua le valvole di sfiato, diciamo, che potrebbero servirgli per non andare sotto pressione e secondo me non è niente di che, ma avrà a che vedere sicuro con il Rocket, ne sono certo. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo e vediamo, eccolo qua, questo lo abbiamo visto ieri ed è appunto una delle nuove skin che sono arrivate, sciopato, come si dice, il nostro Vertex. Non mi dice molto, cioè io l'ho preso perché è una skin leggendaria, ho il pacchetto leggendario nell'armadietto, va bene, facciamolo leggendario. Carini i particolari della tuta qua non si notano, ma se lo prendete lo notate, l'hanno fatto veramente bene nei dettagli, però niente di eccezionale, eccolo qua. Questo lo voglio proprio subito. Lo voglio, questo lo voglio adesso. L'investigatore privato, ragazzi, l'abbiamo visto tutti. A Corso Commercio è apparso un nuovo studio dentro uno dei vecchi, come si chiama? Negozi abbandonati. È apparso lo studio del detective e questo, ragazzi, è uno dei tre detective disponibili dentro la nuova season. Questo è veramente meraviglioso. Questo è. Stai fermo tuo microfono. Questo è veramente, veramente il top. A me piace tantissimo. E se andiamo a vedere nella tasca a qualcosa ne parleremo più avanti. Ne parleremo più avanti. Andiamo avanti, ragazzi, con una delle skin classiche. Non si capisce bene perché in questa season Epic Games abbia voluto omaggiare così tanto gli USA. Come vedete, ragazzi, anche una delle skin, questa sarà probabilmente rara, maschile, ha al suo collo una specie di kefia che è palesemente la bandiera degli Stati Uniti. Staremo a vedere se per caso c'entrano in qualche modo anche questo. Ed eccolo qua, ragazzi, l'orsetto numero 2, ragazzi, anche questo palesemente patriottico, molto molto USA, come vi stavo già dicendo prima. La nuova skin dell'orsetto, che vi ricordo fa parte quello originale del set Cuori Reali di colore fucsia, qua invece ce lo abbiamo di colore blu con tanto di pantalone ascellare a strisce bianche e rosse. Proseguiamo, ragazzi, con un'altra investigatrice privata. Ragazzi, questa è una skin molto molto interessante, molto molto intrigante a chi piace la skin femminile. Come vedete, ragazzi, fotocamera anni 30 sulla sinistra, distintivo perché è un'investigatrice privata. Molto molto interessante anche il cravattino viola che mi va a riprendere il cappello nell'alto. Ed eccolo l'ultimo, ragazzi, un altro investigatore, questo invece con un grande impermeabile giallo molto classico. Non escluderei che mi comprassi anche questo, ragazzi. Credo che la rarità degli investigatori, mi auguro più che credo, non sia leggendaria, ma sia epica, anche se ho paura che sia leggendaria. Comunque anche questo ha il fatto suo, non è figo come l'altro, però ci sta.
Però ci sta, ragazzi, eccola qua. Questa la volevate in tanti, lo so che la volevate in tanti. Questa, ragazzi, è Omega versione femminile. Che tra l'altro era arrivato un piccolo leaks dal mio grande amico, quello che succede su Twitch e YouTube, dove diceva sembrerebbe che la skin di Omega femmina in realtà sia solo la possibilità di personalizzare Omega maschio, quindi in poche parole potremo avere i LED, i quattro tipi di LED colorati anche su questa skin, quindi trasformare il nostro Omega da femmina, da maschio a femmina. Andiamo avanti parlando di femmine, appunto, con un'altra delle classiche skin, quelle da 800 o 1200 se non ricordo male, la Tizia Easy, anche questa ha un qualcosa di americano. Comunque i colori sono quelli, rosso, blu e bianco. Non capisco perché stanno leccando così gli Stati Uniti, quelli della Epic Games. Vuoi dire che ci hanno in ballo qualcosa che noi non abbiamo ancora capito? Ragazzi, stiamo attenti perché qua sta leccando male, sta leccando, non capisco. Passiamo, ragazzi, ai primi deltaplani, eccoli qua. Questo è il deltaplano del fratello, che è in realtà il cugino del mix tra Vertex e Carburo che abbiamo visto all'inizio. Classico deltaplano, niente di eccezionale. Va a riprendere i contorni blu e arancioni con dei profili azzurri. Andiamo avanti, questo invece deve essere il backpack della tipa viola che abbiamo visto prima. Non capisco, lui ha o lei ha? Innanzitutto è un soldato, lo capiamo dai gradi, color rosa in alto a destra del backpack. Ha una rice trasmittente e di dietro ha qualcosa di nero che sinceramente non riesco in questo momento a capire bene che cosa sia, così su due piedi, non vedendolo neanche molto grande. Comunque backpack carino, niente da dire, ci sta, ci sta. Eccolo qua, ragazzi, il backpack invece di Omega femmina, si riconosce benissimo dai colori, è palesemente spudoratamente copiato dal back, no, dal backpack, dal deltaplano, volevo dire, scusatemi, del cugino lì di Vertex e di Carburo. Niente da dire, vedremo se le ali si apriranno, probabilmente sì, lo suggeriscono quei cerchi grigi che potrebbero essere tranquillamente dei punti di snodo. Andremo a vedere un pochettino, probabilmente brilleranno anche le luci arancioni. Andiamo avanti, eccolo, questo è figo. Questo probabilmente è il backpack, quasi certamente, degli investigatori. Come vedete, ragazzi, hanno una borsa dietro con il giornale sulla destra e la macchina classica con il mega flash, quella che si apriva, non so se l'avete mai vista anche nei vecchi cartoni animati dove c'era Bugs e gente così. Uno schedario con scritto prove classificate, quindi prove segrete, credo in poche parole, molto molto interessante. A me piacciono queste skin anni 30, mi piacciono tantissimo. Ed eccolo qua, ragazzi, un altro backpack. Questo dovrebbe essere, allora, quello di prima deve essere della Tizia, questo dovrebbe essere del tipo con l'impermeabile giallo. L'avevamo in realtà già visto nello spoiler di ieri, perché se voi andate a vedere nella parte in basso a destra c'è un block notice che mostra l'impronta del mega leviatano che avevamo tutti scoperto all'inizio della season 4. Quindi andremo a vedere, c'ha delle cose che si muovono, penso che sia una vecchia radio, perché quello dovrebbe essere una cornetta del telefono, qualcosa di strano. Mi suggerisce quel coso lì in alto a sinistra che era tipo un altoparlante. Staremo a vedere, o qualcosa comunque relativo all'elettricità. Bello. Questo, ragazzi, è il backpack invece dell'orsetto americano. Come vedete, il cappello è quello dello zio Sam, è palese. Si vedono anche dei fuochi d'artificio al suo interno, delle bombe colorate. Molto carino, molto interessante. Io amo i cilindri, quindi questo mi piace veramente veramente tanto. Proseguiamo con il backpack, questo deve essere invece del soldato. Come vedete, anche lui schiera di bossoli prepotente in basso al suo zaino, un'altra rice trasmittente da dietro e poi qualche altro dettaglio che ci suggerisce essere appunto uno che fa parte delle forze armate. Il deltaplano, no, questo è il backpack di Vertex, l'abbiamo già visto tutti, scioppato insieme a Vertex, come si dice, ma non l'ha sentito, non glielo diciamo.
come si dice, molto molto interessante anche questo. A me piace perché brilla quella cosa lì dietro, quella luce, quel cuore lì arancione fluo brilla, mi piace. Ed eccolo qua ragazzi, di nuovo un altro backpack. Allora forse questi sono degli investigatori e quello là, bisogna capire bene che cacchio fanno questi qua. Questo deve essere o il backpack maschile o femminile, comunque uguale a quello di prima, solo che cambia il colore della cartellina. Mamma mia che fantasia ragazzi, anche questo con le prove classificate. Passiamo ragazzi allo spoiler di questa mattina. Arriva prepotente il piccone che sembrerebbe essere quello del Cavaliere Rosso, raga. Non ha molto senso che torni il Cavaliere Rosso, ma non ha neanche senso aver trovato nei file di gioco questo piccone. Quindi io lascio a voi, ragazzi, i vostri dubbi, le vostre domande. Ovviamente me le dovete scrivere qui sotto, ragazzi. Ovviamente anche con la vostra skin preferita della nuova season. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un sacco di commenti, un bel like e soprattutto, ragazzi, di iscrivervi al canale. Andiamo avanti. Bello questo, mi piace troppo raga, il piccone a forma di lente di ingrandimento giga è geniale ragazzi, non c'è molto da dire, è spettacolare. Non so se arriva anche il suo deltaplano, vediamo. No, questo è il deltaplano di Vertex, l'abbiamo visto oggi, sembra brutto visto così, ma in realtà l'ho rivalutato, è molto molto la skin di Vertex. Ci sta, non è brutto ragazzi. Un altro, allora, o uno è un tassista, perché questo ragazzi è palesemente il piccone con un, come si dice, o è un corridore, ma non mi sembra. Mi sembra più da tassista, vi dico che mi sembra più da tassista, perché sulla parte alta del manico ci sono i, come si dice, la scacchiera gialla, che la scacchiera bianca e nera, che va sempre comunque a riprendere i taxi americani, gli yellow cab degli anni 30. Le ali hanno un qualcosa da taxi, non chiedetemi perché, ma le ho già viste, e il grande smile davanti, molto molto fico. Passiamo ragazzi a uno dei deltaplani classici, questi sono quelli delle skin rare che abbiamo visto, niente di esagerato, stella sopra, ali con la mimetica, deltaplano nero. Il deltaplano del Vertex, ragazzi, anche questo molto bello, gli si aprono le ali, se non ricordo male hanno tutta questa corrente arancione che gli passa in mezzo, e questo è il mio preferito, raga. Questo penso che sia, insieme al Rusty Rider e al Beer Force One, uno dei deltaplani più belli in assoluto, raga. Io amo gli anni 30, mi piacciono soprattutto queste macchine da gangster, sono troppo troppo belle. E non c'è molto da dire, è meraviglioso raga, è meraviglioso. Speriamo, io spero che gli mettano dei dettagli tipo le luci che si illuminano dietro, sarebbe veramente figo, mi piace veramente un botto. Questo ragazzi invece è il deltaplano, quello che abbiamo visto prima era il backpack di Omega Femmina, questo è il deltaplano di Omega Femmina che chiude ragazzi la serie di skin, picconi e deltaplani che troveremo in questa season 5. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, iscrivetevi in tanti al canale, noi ci vediamo domani mattina in live alle 6:50. Ciao!